Ciao ragazzi, scusate, questa introduzione è stata girata ovviamente dopo il video perché mi sono scordato di dirvi due cose importantissime. Uno, ragazzi, è inutile che continuate a chiedermi qui sotto nei video dove si trova il crack, dove si trova... Io non lo so, questi sono software comprati regolarmente, quindi sono informazioni che io non so darvi, primo. Seconda cosa molto importante, il video che state per vedere, siccome parliamo di immagine stereo, immagine mono e ci possono essere anche dei cambiamenti a prima vista e a primo ascolto impercettibili, vi consiglio di vedere questo video con le cuffie. Adesso vi lascio il video, buona visione. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale per questo nuovo video di oggi. Oggi andiamo a rispondere a una domanda che mi fate in tantissimi, ovvero in fase di mastering, come faccio a dividere da una certa frequenza in poi in mono e da una certa frequenza in poi lasciare in stereo? Come avete visto ovviamente che io faccio con il Brainworks Digital V2, per chi fosse arrivato su questo video e non ha ancora visto il mio tutorial di 3 episodi sul mastering, gli consiglio di andarsi a vedere prima quella serie di video sul tutorial del mastering per capire di cosa stiamo parlando. Lo strumento in questione comunque ragazzi è questo qua. Avete visto, vedete questo plugin, avete detto come si fa comunque a dividere mono, stereo, c'è un altro metodo oltre il Brainworks? E io vi rispondo ragazzi, c'è un altro metodo. Allora, qui dietro abbiamo un progetto che ho sistemato molto velocemente, sono delle stem già pronte di un pacchetto gratuito. E perché ragazzi non è che ogni tutorial posso scrivere una traccia nuova, perché non servirebbe una fantasia oltre ogni limite. Qui ho messo le stems, come vedete, fino qua, fino a Project 4 Back Vocals 2 Wet. Ho fatto il mixing, ragazzi, regolando solo e esclusivamente i volumi, non ho usato nemmeno un effetto. Questo per farvi capire che un buon mixing, ragazzi, non dipende da tanti fattori. Sì, c'è compressione, c'è equalizzazione, tante cose, ma va trovato il giusto sweet spot, punto dolce di tutti i nostri strumenti per farli collaborare al meglio insieme. Detto questo, ho fatto un mix in bass dove ho mandato, vedete, tutti questi suoni qua, ok? Fanno riferimento a un sono stati prima mixati in questa traccia. Questa traccia è stata mandata all'interno del 16° canale dove ho Mixcentric, un equalizzatore, un compressore e un compressore multibanda in cui ho dato una mixata veloce a tutta la traccia unita insieme senza aver corretto prima le varie stem. Ho rirenderizzato l'audio, renderizzato è questo qua ragazzi, Mix Master Tutorial Insert 16, dopodiché l'ho mandato in un canale di mastering. Allora ragazzi, come al solito adesso non mi soffermo sulle singole cose perché c'è il tutorial sul mastering apposta di cui vi comparirà il link in questo momento. Ok ragazzi, è comparso il link. Andiamo ad affrontare il discorso dell'imaging all'interno del mastering. Come facciamo? Possiamo utilizzare iZotope Ozone 7. Con quali strumenti? In major, ragazzi. Ok? E equalizzatore. Ok? Adesso vi spiego come. Disattiviamo un attimo questi major e questo equalizzatore. Apro un nuovo in major. Ovviamente lo metto sempre qua. Chiudo i preset perché non mi servono, ragazzi. Apro un nuovo equalizzatore. Vado a mettere, tolgo il limitatore finale e faccio partire la traccia e vado a lavorare. Come vado a lavorare, ragazzi? In questo imager, ok? Vedete? Ho quattro range di frequenza ben divise. Mi dice che dai 20 ai 140 avrò band 1, prima banda, ovvero avrò le basse frequenze e qui le medie alte e altissime. Le medie da 140 a 2 kHz è pure un po' troppo largo. La terza banda da le 2 alle 10, quindi non dividiamole per frequenze, facciamo dai 2 kHz ai 10 kHz, dai 10 kHz fino ai 20 kHz l'ultima banda. Vado a mettermi in solo la banda delle basse frequenze e faccio partire la mia traccia. Allora, dall'analyzer, vedete, è molto aperto da left a right le mie basse frequenze, le porto fino a 200. Vedete? Vuol dire che le mie basse frequenze agiscono nell'immagine stereo, io invece le voglio tenere in mono. Vedete anche la fase? Va da più 1, fase positiva, a meno 1, quindi fa un viraggio
di 180 gradi, si muove troppo. Io la voglio fissa a più 1, deve essere nell'immagine mono, ovvero nel mid. Che cosa faccio? Questa banda, vedete, qui ci sono due pallini che mi dicono immagine stereo totalmente aperta. Qui sotto, mano a mano che scendiamo, il pallino coincide in uno solo, quindi l'immagine stereo non esiste più e diventa mono. Però questo viola gestisce solo le frequenze dai 20 ai 200 Hz. Guardate il grafico qua, vedete pure il polar lever come apre? Tiro giù, Ok, fermo a più 1, centrale perfetto, preciso. Questo significa che io adesso ho le mie basse frequenze in mono. Praticamente quello che ho fatto nel Brainworks lo sto facendo nell'Imager, ok? Fatto questo, tolgo le basse frequenze e metto in solo dai 200 ai 2 kHz e controllo che i miei suoni tendano sempre a più 1, ovvero siano in fase, ragazzi. Sì, sono in fase, ma voglio starci ancora di più, quindi vado verso il mono. Ok. Ho attenuato un po' l'immagine stereo, non l'ho distrutta, l'ho lasciata ma l'ho attenuata in modo che i suoni siano molto in fase. Vado ad isolarmi quello che c'è fra i 2 kHz e i 10 kHz. Ovviamente ragazzi questi cursori qua regolano ampiezza massima, ampiezza zero, quindi stereo separato totalmente, quindi immagine stereo completa ancora più aperta, mono, mid, mid preciso. Ok, facciamo partire. Anche qui vedete è molto ballerino, tende troppo allo zero. Aspettiamo il vocal. Ok. Perfetto. Ultima banda, altissime frequenze dai 10 kHz in su fino ai 20 kHz. Ok, vediamo un po'. Nel totale ragazzi la nostra traccia tende molto bene a più 1, quindi fatta questa regolazione possiamo allargare un pochino, fare le regolazioni finali, ovvero ritornare verso lo stereo. Ok, e la nostra traccia ragazzi è stata messa in fase, quindi abbiamo fatto una correzione di fase. Che cos'è una correzione di fase? Quando vedete questo cursore che scende, va da più 1, scende sotto lo 0, va a meno 1, voi dovete immaginare che quel cursore là rappresenta una sinusoide. Adesso ragazzi provo a farvi un disegnino su Paint con le mie skill. Allora, che cosa succede? Immaginate la questione, allarga un po' il foglio, come se voi aveste, ok, alla meno peggio ragazzi, un asse cartesiano. Su questo asse cartesiano va a muoversi una sinusoide. Mazza, non mi facevo così skillato ragazzi. Ok, mettiamola così molto in caciara. Qui abbiamo, in questo punto qua, più 1. Qui c'è 0. 0 è nel punto in cui interseca. E qui abbiamo meno 1, ovvero l'intervallo del seno. Matematica, ragazzi, come oscilla. Adesso, se due onde che si vanno ad incontrare fanno questo lavoro, una così e una così, c'è già un video sulle interferenze che vi invito a cercare sul mio canale o che vi metterò qui, con un'altra magica apparizione, questi due suoni creano fra loro, questi due, un'interferenza chiamata interferenza costruttiva, ovvero si sovrappongono e potenziano il suono. Se invece noi stiamo con i suoni che non sono tutti in fase fra loro, avremo questo effetto qua. Quindi le due onde daranno come risultato, sommandosi fra loro, questa. Quindi abbiamo un'interferenza distruttiva, ragazzi. Quando l'interferenza è distruttiva, i suoni si annullano fra loro e spesso è la causa dei mix che, non essendo messi bene in fase, quando utilizzate riverberi, ovvero quando andate ad ampliare l'immagine stereo, potete avere problemi di fase se non state attenti a queste cose, e la risultante è un mix moscio, spento, distrutto, che non suona, dice, ma non ha energia, non ha quella carica. Questo è uno dei motivi, insieme a ovviamente le medie frequenze troppo calcate. Fatto questo lavoro ragazzi, dice sì, adesso tu hai regolato l'immagine stereo, l'immagine mono, hai messo tutto in fase carino, tranquillo, però se volessi equalizzare in modo
Mid-side, ovvero mono stereo, nessun problema. Apriamo l'Isotope Zone 7 equalizzatore. MS, mid-side. Prendo, clicco prima su side e metto in solo il side. Sentite? Quindi stiamo sentendo solo la parte stereo, solo side, che mi andrò ad equalizzare. Taglio le basse frequenze. La faccio cominciare dai 180. Poi banda 8, low pass, 24. Taglio dai 17.000, 17.000, 18.000 fa, facciamo 18.000. Piccolo enhancement qui. Levo le medie, pulisco e ci dovrei essere. Spengo l'equalizzatore, riverbera molto, ammorbidito. Se voglio regolare solo l'immagine mid, metto in solo l'immagine solo mono, quindi elimino lo stereo. High pass. 23 Hz, taglio tutto ciò che sta sotto le 23 Hz. Piccolo enhancing al kick, la parte delle basse frequenze. Anche 75. Ok. Taglio un po' di medie. Vado a rimuovere le altissime frequenze nell'immagine stereo, che stanno già nell'immagine stereo. Questa è l'immagine mono, ovviamente, ragazzi. Scusate, è successo un macello. Aspettate. Banda 8. Low pass. 17.500 qua. Enhancing qui. E soprattutto enhancing sulla voce, che è qui. Meno ovviamente. Levo il solo dal mid e adesso finisce mid e side. Ragazzi, ovviamente io vi consiglio di ascoltare questo tutorial con le cuffie per cogliere le sfumature dei suoni su cui io sto lavorando. Vi metterò anche un avviso all'inizio del video, ovviamente. Ok, detto ciò, ragazzi, andiamo a togliere questi due e a sentire e poi ad aggiungerli. All this Ovviamente è tutto molto 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 più morbido. Limite al finale. Chiudo questi due. È tutto troppo pieno. Sta tutto nell'immagine stereo. Il major. Morbidità, divisione, equalizzatore. Togliendo l'immager, siccome le percussioni, parte dello snare sta insieme al kick nelle bassissime frequenze, che cosa succede? Che il thump dello snare, stando lì sotto, se si va a mischiare all'immagine stereo, come io tolgo l'immager, si va a mischiare anche con il resto della voce e dei suoni sopra. Invece io lo chiudo, sentite, adesso ve lo faccio partire e poi metto l'immager così sentite come rimane nella cassa mid. Ovvero, quando parliamo di mono, tutto il segnale esce in modo identico dai due monitor, sinistro e destro, ok? L'immager è attivo. Anche voce principale e back come si sentono molto bene in modo fluido. Questa, ragazzi, è la dimostrazione che con i giusti strumenti, con le giuste conoscenze, con il giusto modo di agire senza esagerare, io ho regolato solamente i volumi, ragazzi, non ci sono trucchi, sono riuscito ad ottenere un mixing ed un mastering pulitissimi. E con questo mixing e mastering pulitissimi, ovviamente non avrò il top del lavoro, ma per un tutorial è una qualità ottima, a mio avviso.
siamo già ad un ottimo livello. È importantissimo prima bilanciare i volumi e post, cioè questi volumi bilanciati, una volta che voi li comprimete, li equalizzate, devono non restare agli stessi decibel, suonare allo stesso loudness. Il loudness unit full scale, l'UFS anche chiamato, non è il volume degli strumenti, è l'unità di loudness percepita dalle nostre orecchie. Quindi il suono non è detto, cioè magari questo suono a meno 15 decibel suona bene. Post compressione e post equalizzazione, magari ho lo stesso suonare bene, non è detto per forza a meno 15 nello stesso punto, a meno 15 magari post compressione e equalizzazione. Avendo tirato su tutti i livelli e regolato le frequenze, vi ritrovate un suono che suona più forte di prima e quindi si sballa nel mix. Magari post equalizzazione e compressione invece di meno 15 starà a meno 18, ok? Da notare come sono bassi i volumi, tutti molto bassi, perché loudness non è sinonimo di volume alto, ragazzi, tutto qua. Detto questo, ragazzi, per questo video di oggi abbiamo terminato. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un pollicione in su, guardate sempre come vibra potentemente. Iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati e condividete questo video con tutti i vostri amici che vogliono imparare qualcosa di nuovo e di fresco sul mastering, ma soprattutto sulla tecnica di lavorazione musicale in fase di mastering. Ciao, ragazzi, e buon ascolto! All this Ricordate, miglior sushi da Giappone, mangiate solo a Lullo.